Host 2017, siamo allo stand di Davino Zuccheri, un'azienda con 90 anni di storia che alla terza generazione continua un processo di evoluzione e sviluppo. Siamo in compagnia di Francesco Davino, l'amministratore unico dell'azienda. Buongiorno Francesco. Fabio, buongiorno a te. E benvenuto sugli schermi di orecatv.it. Francesco, tu hai tanto da dire perché le novità presentate in questa fiera sono davvero tante per quanto vi riguarda. Da dove cominciamo? Le novità, la nostra azienda cerca in un settore statico di rinnovarsi e di stare sempre, diciamo, da apripista. La novità importante di quest'anno sono due, sono questi zuccheri aromatizzati che ci stiamo studiando già da un anno e mezzo con l'Università di Napoli, che abbiamo concluso il percorso, e poi questo nuovo kit biologico che ci permetterà di essere presenti un poco nel mercato internazionale, quindi pure come innovazione, visto che oggi si vuole mangiare sano, si vuole mangiare un pochettino a chilometro zero, e quindi dobbiamo cercare di essere presenti anche nel mondo del caffè con questo nuovo prodotto, che è composto da palettine biodegradabili, bicchieri di plastica e cartone al 70% naturale di carta da riciclo. Quindi queste sono le novità dell'OST. L'azienda, come tu hai detto, compie 90 anni con sacrificio, cerca di andare sempre avanti in un mondo molto agguerrito, e quindi la nostra azienda si deve difendere un pochettino da tutti gli attacchi e dalla concorrenza, ma fortunatamente si cerca di andare avanti con innovazione, come ha detto prima, con questi prodotti, di andare sempre più verso un futuro che ci permetta di essere sempre presenti a fianco sia delle torrefazioni, a fianco dei consumatori, come abbiamo qua pasticcieri, abbiamo il nostro caro maestro Siri, che è uno dei nomi più importanti della pasticceria storica napoletana, della vera pasticceria. Ci sono tante altre persone che affiancano il maestro, appunto per questa convention di lavorazione proprio bella dura della pasticceria nostra napoletana. Quindi con i nostri prodotti, con lo zucchero semolato, lo zucchero finissimo, con lo zucchero impalpabile, come abbiamo detto prima, questi zuccheri aromatizzati che noi adesso abbiamo concluso il processo, ma il processo ci dovrebbe portare a tutte le varie forme e strutture dello zucchero aromatizzato, quindi con importanti novità che poi presenteremo durante il corso delle prossime manifestazioni. Zucchero aromatizzato che è totalmente naturale. Questo è stato il nostro processo, quindi è uno zucchero altamente naturale, quindi non ha tempi di conservazione lunghi, ma tempi di conservazione molto, molto stretti. Il packaging deve essere ben identificato, quindi non può essere un packaging normale, ma deve essere un packaging di vetro, quindi deve mantenere il gusto, l'aroma, la sapidità del prodotto. Come tu, ecco, io mentre tu parlavi, maleducatamente ho estratto uno dei piccoli contenitori da 145 grammi di zucchero aromatizzato alla cannella, e che è già di per sé un prodotto elegante. Questo è un prodotto di zucchero aromatizzato alla cannella di canna, zucchero di canna. Poi abbiamo vari prodotti che sono aromatizzati di zucchero, che sono sia di canna che di bianco. Abbiamo delle novità importanti alla curcuma, alla cannella, alla fragola, al limone. Quindi abbinare anche uno zucchero in cucina, visto che oggi c'è questa nuova tendenza di cucinare un pochettino vegano, diciamo sempre salutare vegano, quindi lo zucchero fa parte proprio di un ingrediente importante. Ad esempio noi l'altro ieri è stato fatto un risotto con una flash blogger che ha fatto un risotto ai petali di rosa, è stata una cosa spettacolare, veramente è stata una bella cosa. E quindi ho usato i nostri prodotti per aromatizzare il riso, che fino a qualche anno fa era impossibile, lo zucchero nel riso. Addirittura mi diceva lei che lo mette nel pesce per dare un poco di dolcezza al pesce. Quindi ci dobbiamo innovare, attrezzare, visto che il mondo va sempre avanti con queste innovazioni. Oggi gli chef in cucina si spazia tantissimo, che fino a 10 anni fa, pensare che uno chef che è un luogo prepotentemente maschile, oggi le donne forse si stanno adoperando meglio degli uomini in certe cose particolari.
E allora noi sapremo di più e meglio sui prodotti aromatizzati, gli zuccheri aromatizzati di Davino Zuccheri, prossimamente attraverso orecanews.it, il quotidiano di informazione, comunicazione e marketing dedicato all'oreca, nel quale ci sarà, anzi c'è già per la verità, una sezione dedicata alla gastronomia, all'innovazione e quindi di conseguenza anche alle ricette composte con il vostro zucchero aromatizzato. Allora Francesco, io ti ringrazio, saluta gli amici di orecatv.it. Fabio, grazie a te Oreca e grazie a Oreca TV, grazie della tua professionalità. Va bene, alla prossima con grande interesse. Troppo buono, noi cerchiamo di fare il possibile per realizzare un'informazione di qualità destinata a tutti loro che sono dall'altra parte. Non andate via, perché qui a Host 2017 abbiamo ancora tanto, ma proprio tanto da mostrarvi.